Stanno trombando! È vero! No. Stanno trombando! Non è ben possibile! Sì! Ciao ragazzi, sono Anthony Pence e benvenuti sul mio canale. Come potete notare, oggi Jody non sta sopra, non sta sotto, ma sta qui. Jody, il ragazzo Sammy. Il ragazzo Sammy. Eri tu. Sono io. Ciao Jodel. Ciao ragazzi. Siamo qui oggi per commentare una nuova puntatona di Temptation Island 2019. Questo one ce lo porteremo fino all'ultima puntata. One, piaccione, lo sai che cose con one grandi mi piacciono. Come il dio grande. Sì, il dio è grande, quindi lo chiamo Dione. Dione. Perché noi lo stimiamo. Sì, lo stimiamo, perché ha creato Temptation Island. È vero. Gionellone. Ok, io direi che apro. Per questo fantastico rimerrone video vi chiediamo 50.000 likes in un giorno, Gionellone. E 50.000 likes. Ai. Voglio vedere cosa fanno, vi sfido. Cosa faccio io se arriva a 50.000 like in un giorno? Ti farai i denti neri. Niente, dai, vi ringrazio. Vi ringrazieremo, sì. Ci eravamo lasciati con l'ultimo falò di confrontone tra David Magikarpone e la Cristina. Sono usciti insieme, lo sai? Sì, Tristino in realtà è proprio il ragazzo Sammy. Poverino, è andato via da solo, poverino, non so come è venuto qui però. Esatto. A me no, io. Grazie ragazzo Sammy. Grazie Sammone. Ciao Tegone, are you carico? Sì, non vai play però, vai. Ma cazzo! Vai! Sempre gonna watch me burn! Because I love the world. Oh sì, siamo in Spawn Place. Benvenuti alla quinta puntata di Temptation Island. Oh, grazione Filippone. Dubbi, emozioni, no. Mestruazioni. Tutto questo è Temptation Island. Sì, Filippone, mi mancherà questa apertura. Ma riprendiamo il racconto dove l'avevamo lasciato. Sì, ma certo. Ma cosa fai? Certo, ti richiamo. Accertevo sul cartelletto. So Filippo Biscione, quello con Jody che c'è il pinnone! Jody! Trending online? Non mi interessa. Trending online? Ho trovato la foto. Ma di chi? La foto risale al 69. Perché proprio 69? Cioè doveva essere in bianco e nero, ma con Renderen abbiamo fatto i colori. Con Renderen? L'immagine originale del 65 de Katia. Oddio, ma com'è? Come la vedi? Ma no. Un'altra persona. Se sposti, ma poi ti assomiglia, Se sposti trovi le corna. E onnipresenti. Filippone, visto che sei qua, a questo punto... Per sedermi devo spostare il co***o! No, Jody, non metto che sembra il santino che è morta, tipo. Dammi Katia. Mamma di no, dai! Let's go, Jody, let's go, Donel! E occupiamoci di Massimo e Ilaria. Ilaria e Massimone! Aia. Oddio, scusa, Giodone. Un nuovo filmato che sta per vedere nel pinnetto. Un nuovo filmato, Giodone! Ma sei scemo, zio? Non fare mai più! Sei un po' cattivo. Ah, you're a bad boy. Ma lui è Marrakesh, ragazzi. Sì, che mi ami, sì, lo so. Cambio Massimone per il tentatore. Sai cosa rimane questo bel c***o? Tira fuori le p***e, stupida. Ah, stupida, stupida, sta a me. È schifo, No, mi devi capire. No, io ho capito. No, non hai capito, sì. Non capisce nessuno! Non dite una frase giusta, corretta, in otto, che siete lì dentro. Già non parla la nostra lingua. Esatto. Eccolo, pronto! Forza. Vuoi spaccare le sedie? Vedete, gli han tolto le sedie, raga. Io piagno. Ma che c***o stava, Dio? Io piagno, questo fa sti c***i sua. Piango! Fino a ieri rimonavi! Ti guardo occhi diversi. Ma con chi sta parlando? Non c'è nessuno! C'è Vivox che si sta schiacciando in bocca. Schifo! Ad attenderlo al falò ci saranno nuove importanti immagini della fidanzata Ilaria. Ma adesso Filippone c'è il falò di confrontone per Massimone. Vedete, in dotazione te lasciano una cartella igienicona. Una cartella? Una cartella igienicona, ma perché? Se piagni. Ah, se piagni? Allora let's go tutto il falone! Ma Massimo, cosa vuoi tu? Non lo dico! Come ti servirà questo video? C'è un video? C'è questo video? Sì. No, non mi stacco più. Che madonna. Che ma... Perché tu mi fai far tardi? Cosa vuol dire? Che si è cacato. No, che se fanno... Non trovo pace.
e dammi che a me piace. No! Sentir todo tu cuerpo. Tu cuerpo. Come si chiama il tuo corpo? Ti guarda e sono geloso. Ma vai a cagare! Ma se non c'è nessuno! Di chi è geloso? La sera più bella fino ad oggi. Che carini, carucci, la seretta più bella di oggi. Sarei in imbarazzo con un cameraman. Con la luce, è così lui che li guarda mentre loro parlano di conoscersi fuori, di farsi delle c***e. È dura, eh? È dura. Le balote si esplodono. Esplositas. Ti è piaciuta la serata? Ancora! Hanno detto che è la serata dai. Più bella! La notte più bella, sai, la serata anche più la bella. Mattina, anche la mattina, se mi piace. Sì! Ma che bella mattina, ma che bella sera. Bella sera. La serata. I caghi addosso. Pure schifo. Ah! L'ha detto! Massimo is the new Andrea! Esatto. Vedi la sincerità, io me andremo. Ciao! Ciao! Vai che c'è l'evento di Fortnite alle 20. Scopriamo ora come reagire a lei. Siamo arrivati al falò dei ragazzi. Ah, c'è sì? Scritto qua. Ogni ragazza c'ha sotto il culo una mazza. Non ho capito quello che vuole, ho capito che non vuole Ilaria. Chi è Ilaria? Beh. Vado diretto. Ho un video per te. Va bene. Ah, another video for Ilaria. Guarda. Ma non preoccupare. No. Ecco, sedetevi là, ragazzi, mi raccomando, abbiamo preparato il set. Microfoni, luci, abbiamo tutto. Pronto? Sei cagna, sì. Sì, okay, per sei pronta. La situazione quotidiana. No! La PlayStation! Voi non ve lo aspetterete mai. Cosa? Abbiamo qua la PlayStation de Massimo. La produzione me l'ha portata. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Vediamo. Ce l'avevo, raga. No, vabbè. Anzi, che scoppa, questo si mette a giocare! Giù, se mi vengo, me ne vado. Te lo faccio io il gol, Massino! Vai. Facciamo una cosa, devi mettere le frecce. Cambiatevi i joystick, cambiatevi! Ah, vai, vai! Forza, forza, Jody! Sei in vantaggio! Basta! Oh. Pensate a scoppa! Bravo! Pensa agli autori che sono dietro lì, dietro la telecamera e fanno. Han pensato. Cangi, piaci, bravo di normale. Abbraccia, abbraccia. Bravissima, sì, dai che io orecchio. Mi ha sentito. Dai, 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 che devi ancora piangere, ancora che non hai visto un c***o. Mi un goccino preso, dai. Bevi l'acqua, ma fatta, falla vedere. Ma che vita snella. Metti la in favore di camera. Ecco, brava, brava, chi ci paga? Piangi, ma bevi, bevi. Così, dai, pianti a what you spinning? Oh, my feel like. Gli autori di studio aperto, io sono certo, sono 5. No! Siamo arrivati alla famiglia, inutile! La roba più noiosa del programma! Sabrina Martinengo e Nicola Tedde! Però c'è da dire che nella scorsa puntata si sono sentiti dei suoni. Sì, sì. Posso dire che secondo me c'è stato un soffocco? Comunque, fidanzati da 2 anni. Minuti. Gli altri 57? Non lo so! Poi te lo dirò un giorno cosa mi trasmetti. Spero non... ecco. No, dai, no, dai. Madonna, quanto sei bello appena sveglio, ancora tutto addormentato. Oh, che bello. Con la fiatella, quella buona che sa di marcio. Il tuo morto che se baci la ragazza la fai svenire, gli fai l'anestesia, gli fai... Tifo in bocca. La prima a vedere il comportamento del suo fidanzato nell'altro villaggio è Sabrina. Falonone per Sabrina Martinengo. C'è qualche spoiler, Filippone? Martina Martinengo nel c***o lo spengo. Sabrina. Finalmente sta venendo fuori lui, no? Ah, è perché poteva essere incinta prima. Ehi. Bene, tu? Stai morendo? Perché? Sai una voce di c***o. L'hai preso? Adesso. Con chi ti stai svegliando, scusa? Anna, hai una voce che non hai mai avuto in vacanza. Ma sei impazzita? No, siamo a Temptation Island. Dobbiamo andare a Temptation. Va bene, andiamo a Temptation. Ecco, così me le ficco tutte. Se
mi guardi troppo dopo rimani incantato. Cosa vuol cioè, dire? Cioè, c'è l'immagine di lui così. Ma comunque vorrei ricordarti che questa non è casa tua, questo non è il tuo letto. E questa non è la tua donna. Esatto. Era una laffa. Sta respirando. No, no. Vive. Sta ridendo. Ha tirato fuori il c***o. Ma io non ne ho amiche. Sono gente che mi odia. Perché sto bene? Basta. Questi parlano solo di stare bene. Esatto, è vero. È vero, è vero. Taglierò, non ti troverò. No, non lo so. Che palle, tutto. Poi si guardano. Quasi baciano. Poi baciano il naso. Naso. Camminerò. Io scapperò. Scapperò. Adesso anche per Nicola è arrivato il momento del falò. Tranquilli, siamo arrivati al falò di scoparcia. No, di confronto. Scopartone. Confrontone. Pippone, io so come fare, come te. Non imparerai mai. Sai confronto, perché? Confronto. Perché? Se mi confrontassi, mi farei materassi. Vabbè, let's go to the front door. Let's go. Io non ho mai preteso che la mia donna potesse piangere per me. La tua donna è la tua nonna, comunque. Bacino. Lui è disgustato. Sì. Sì, guarda la faccia di lui. Non è solo un legno così. Più sciolto di così sono tranquillissimo. Sì. Più sciolto di così sono tranquillissimo. Che caldo. Hai caldo? Madonna, sto sole quasi. Vuole stancarsi di dosso lei. Guarda, guarda, lui dice c'ha finta di essere morti, magari non mi nota. Esatto. Non fiuta l'ormone, non fiuta. Come ti senti? Come si sente? Non ne faccio più! Mi sta venendo, mi sta venendo! Tutti si chiedono come si sentono! Come e tutti dicono sto bene! E poi escono al fagò e piangono! Come ti senti? Io male! Si screpolano, veramente! Katia è svenuta! Voglio scappare dal villaggio. Non ne può più. Questa se lo sta mangiando. Gli fanno l'aperitivo del c***o che non serve a niente. Poi si mangiano i tentatori. Non dormiresti come mai? Mia mamma mi giudicherebbe troppo. Ah, mia mamma è morta nell'86. Mia mamma sono io. Lasciamo il viaggio nei sentimenti di Nicola e Sabrina. Quindi Nicola Tedde con la Sabrinona. Da che parte stai te, Tony? Ma non lo so, guarda, io sono la parte dei giovani. Perché è il futuro che avanza. Quindi Nicola. Ok, anche perché rispetto per le anziane. Single Giulio non la vuole neanche. No, no, non la caga proprio. Però adesso a chi arriviamo? Un'altra coppia incredibile. Una fatta di plastica e l'altra fatta di carne. Vittorio e Katia. Una è fatta di m***a e l'altra è fatta di c***a. Oh. Ma lo stato d'animo di Katia sta per essere interrotto dal pinnetto. Pinnetone di Katia! Jody, sei diventato aggressivo. Sono spaventato, ragazzi. Vabbè, ma respinto nel senso buono, nel senso che... Hai preso un palo in faccia. Esatto. Madonna, ma non ti cazzo proprio diverso. Sì! È finito di fare il maranello qua dietro. Cosa pensi? Cosa penso? Cosa penso? Niente, non sei troppo. Esatto. Uno così, no, vabbè. In tanti mi avete scritto che Katia c'ha una faccia da c***o. Ecco la faccia di Katia. Magari gli mancano veramente delle cose. Quindi comunque che ridicolo lui. Basta! Dio santo! Non che... parlare più! Sabrina, non è il tuo turno! Non lo è! Stai zitta! Scusa! Katia. Ah! Falò for Katia. Molto particolare, molto particolare. Ma ha un barboncino in testa. Sta schizzando, no? Lui. Sai che comunque cioè ditino. Oh. Come Jodel? Ditino. Cos'è che c'è? Jodel? Cosa c'è Jodel? Che siccome va bene che nella casa dei singoli non ci sono le telecamere, in altre parti no, ma sicuramente sott'acqua non metti le telecamere. E invece no, Jody, devo correggerti. Sott'acqua c'era un cameraman. Il problema è che non ha ripreso perché si stava Ci sono tantissimi fisici. Dimmi un fisico in particolare, Tony, dai. Newton. Poi Cunon. Lei continua a spostarsi. Uno, due, tre. Il bacino non lo do a te. È arrivato il momento di annunciare il qui tuo farò di sconforto. Per V-Box, il nostro drone pilot, lo speaker. Quello storto. Sì, sì, va bene. Let's go, bash!
Ma cos'è sta roba? Questo è il ciambellone. I polli, guarda. Sta volando. A volte con me ti sei aperta. No, sei aperta la faccia con ciambellone. Sì. Non ti metti in discussione. Tanto è l'unico che fa un discorso serio. Sì, davvero. Oh, ma questo è da dargli un Oscar. No, l'ha detto. Massimo sta per scoprire una cosa molto importante. È arrivato il momento magico del weekend da sogno, Jody. Una roba nuova, lo sai dove vanno? A Sondrio. A Sondrio. Che c***o fai a Sondrio? Weekend da Sondrio. La sua fidanzata Ilaria fa una scelta molto importante. Almo fermata Massimo. E ora deve andare a Pinedo a capire che c***o. L'altro. L'altrosi c'è l'altra però, Sabrina. Forse. Mi hanno detto vuoi fare il weekend da sogno? No. Oh! Non ci credo. Rispetto la tua decisione, ma se permetti ci rimango un po' in me. Però tu non puoi fare così, eh? Ti ho portato da mio padre e mio fratello. Tu mi dovevi dare svulvas a me! Tu devi avere rispetto della donna! Sempre rispetto della donna, eh! È perché ho paura del giudizio dello stronzo. Cos'è? Un giudice? No, il padre, intende il padre di Gabriele. No! No! È un bravo uomo! Scusi, no. Scusi, signore. Intende il padre! Scherzando. Ma che stupida che sei! Stupida un'altra volta! Fidanzato Massimo invece è partito per il weekend da sogno con la single Elena. Ma adesso Giodel, Tonel, ci sarà un pinnetto devastante. Voi non potete capire un delirio, cose. Sì. Non lo so, Jody. No! A testa sul c***o, spalla sulla faccia. A me Ilaria mi manca come l'aria. Non lo sto capendo, scusa. A me Ilaria. C'è stato un problema qua, un lag. A me Ilaria mi manca come l'aria. O Ilaria manca come l'aria? Manca come l'aria. A me l'aria manca come l'aria. Manca l'aria. Manca l'aria. Ok. Sì, un po' d'asma. È come il papà di Javier. Madonna. Madonna. Gli manco. Gli manco per il c***o. La mano. Adesso li fa. Ecco. Adesso vorrei essere. Non potrei vedere quello che ti passa nella testa. Tranquilla, lo noti dall'erezione che ho appena avuto. Senti qualcosa qui sotto il mento? Non vedi che sei più alta di un metro rispetto a me. Buonanotte. Le vetrate di là sono comunicanti. Come lo sapevo che erano comunicanti? Per giocare da solo premi X. Per due giocatori premi quadrato. Stanno immolando 50. Mamma mia, oh, Massimi. Ragazzi, quanto te ne... Ma stanno tro... È vero, no. Stanno tro... Non è ben possibile. Sì, sì, senti, senti. No, no! Madonna! Non hanno fatto l'amore. Cos'erano quei versi? Allora, probabilmente... Poverina che soffre di problemi respiratori, vero? Ovviamente ti porta a pensare che abbiano fatto qualcosa di sessuale, ma è possibile che si sono coccolati un attimo e lui faceva, che caldo. Ah, fammi capire, tu quando hai caldo fai... che caldo, vero Jody? Allora scommetto che quando fai l'amore cosa fai? Che versi fai? Se questi sono quelli del caldo, figuriamoci quando fai l'amore. Farai... Oh! I miei versi quando faccio l'amore sono molto più... Battello, eh? Che cazzo è? La moto? Dovevano scrivere audio comprensibile. Audio inequivocabile. Se fossi stato in Massimo, io avrei fatto un buco nel muro. Facevi un buco tipo i ladri. Bene. Ma come cazzo fai a fare il buco, Jody, con le robe dell'albergo? Con una matita? Cosa sei, MacGyver, Jody? No, però... Come cazzo entra? Vabbè. Sta ridendo di pazzia, guarda! Vada Katia alla matita di... No! Il falò di confronto finale tra Ilaria e Massimo! Oh. Let's go, Pat! Sì. Scusate. Prego. Matteo Maffucci. Non potete mandare in onda questa cosa. Lo faremo. Ti sei proprio dimenticato di Ilaria. Sempre.
Cosa ha fatto? Le mani, mettitele da un'altra parte. Perché chissà dove sono finite quelle mani, ma soprattutto quel dito. Ma tu l'hai visto tutto il mio percorso? Ha visto quello che doveva vedere. Visto, giusto, giusto. Il terrazzino, le cose. Il... Ah! Perché metti la mano così? Come così? Perché la fa la magia nera! Esperto di difesa contro le arti oscure! Expelliarmus! Ma te sei mangiato la scena? Ciao fiatella, per questo. Ma mica tanto sante. A salutare. E ancora queste mani. Deve cavarla quella mano. Porca miseria. Ma che cazzo ridi? Ma che cazzo ridi, hai ragione. Tipo? Ma cazzo è andato il cameraman? Ti? Io ho detto ti vorrei baciare, l'ha detto prima. Ah! Guarda qua, che cazzo fai? Ma che cazzo ti dice la testa? Ma dai. Sì. Termina così la quinta puntata di Temptation Island. Ma Giudele, ma scusa, il momento in cui editavano nella patata. Aspettate, mi lo fa vedere. Adesso arriva. Piscione, cioè, come finiamo? Com'è la conclusione? Abbiamo il responso del pubblico di quello che ha visto fino adesso. Sì, vediamo, dai, vediamo. Qual è il responso del pubblico? Io sono. È Big Corna. Ilaria, Big Corna. Capito, ma si vede o non si vede? Adesso vediamo. Continua la prossima puntata. Ma non è possibile, fai vedere il cartello. Non c'è sta niente. Ma no, ma non c'è niente, ma non è vero. Sei un bugiardo. No, non sono bugiardo, però non te devi permettere, Tori. Non te devi permettere, sono comunque in presentazione Sky. Non è Sky, ma e anche questa puntatona di Temptation Islandone 2019 finisce qui. Come sempre io vi lascio qua il mio Instagram, seguitemi qua quello di Jodel e qua dove c'è il cartelletto quello di Toner Reddons. Yes. E ringraziamo anche il ragazzo Sammy. Ecco. Ma no ragazzi, ma abbiamo già finito. Sì, ma devo andare via. Ma non sì, posso rimanere un altro po'. No, basta. Vai via. Sempre a ballare. Devi andare. No, ma è sempre che balla, ragazzo. Ragazzo Sammy. C'ha nella testa sempre che deve Vabbè, io vi lascio qua l'Instagram del ragazzo Sammy. Che bello, oh, abbiamo avuto il ragazzo Sammy. Il ragazzo Sammy. Il ragazzo Sammy. Ma sai, Tony, cosa esce da questo cartelletto? Che è uscito? Cosa c'è? Merdiario Comics. Ma sono io. Sì. Ah, ma che bello, figata. Vai. Sei bello, anche il cartaceo. Cartaceo, sto bene, con questo Ascar qua, magari. Va bene. Magari un giorno potrò prenderlo. Questo posso prenderlo? Dai, te lo regalo, dai, Giudello. Regalo a te, Giudello. Andiamo l'anno prossimo a scuola, sarò bravissimo. Mi raccomando, ragazzi, lasciate like e commentate qua sotto. E se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con Bismuto Galassis. Bismuto Galassis. Bismuto Galassis. Che cos'è? Ragazzi, alla prossima puntata. Specialissima, fine Temptation Island in una location incredibile. Alla prossima puntata, che è l'ultima. Ciao, socio.